Milano, l'Italia affronta la Danimarca per il quarto impegno del girone B per le qualificazioni al prossimo mondiale. Rispetto alla gara di qualche giorno fa contro l'Armenia, Prandelli deve rinunciare a Buffon, affaticamento muscolare al suo posto De Sanctis, turnover anche in difesa con gli innesti di Abate, Chiellini e Balzeretti. Parte subito forte la Danimarca, che al secondo minuto si fa vedere dalle parti di De Sanctis. Traversone di Jakobsen, arriva Bentner che incrocia di testa ma non trova il bersaglio grosso, palla che finisce fuori. Poi lancio in profondità di De Rossi, non aggancia Agger, aggancia invece Balotelli che mette indietro al rimorchio, arriva Marchisio, destro, salva sulla linea Kier. Provvidenziale l'intervento del danese ex Roma, tornato al Wolfsburg. Poi qualche minuto più tardi, altro lancio in profondità, traversone di Abate, non ci arriva Balotelli, ci arriva invece Osvaldo, che di testa però da due passi mette fuori, si dispera Osvaldo. Si fa vedere anche la Danimarca che torna a farsi pericolosa sul calcio d'angolo, colpo di testa di Agger dopo la sponda di Kier, palla che finisce però sopra la traversa. Un minuto dopo però il match si sblocca, l'Italia passa in vantaggio. Marchisio per Balotelli, sponda, arriva Montolivo, carica il destro e batte Andersen dal limite dell'area. Gol bellissimo quello del centrocampista del Milan, il suo settimo con la maglia azzurra. 1-0 Italia che però continua a spingere e 4 minuti più tardi al 37esimo trova il raddoppio. Numero di Pirlo sulla destra che si libera, va al cross, arriva De Rossi, stacco perfetto del centrocampista della Roma che batte per la seconda volta Andersen. 2-0 Italia, gol numero 16 con la maglia azzurra per De Rossi. Esulta Prandelli, ma nel finale di tempo in pieno recupero al 46esimo la Danimarca dimezza le distanze. Altro traversone di Jakobsen, palla deviata, arriva Kvist che di piatto al volo trova lo spazio giusto, l'angolo giusto, batte De Sanctis. Primo gol con la maglia della nazionale per il giocatore dello Stoccarda e si va al riposo sul 2-1 per l'Italia. Nella ripresa l'Italia parte malissimo, dopo soli 16 secondi la squadra di Prandelli rimane in 10. Fallo di Osvaldo, gomitata ai danni di Stockholm e scomina, il direttore di gara gli mostra il rosso. Italia dunque in inferiorità numerica, ma malgrado tutto gli azzurri continuano a spingere alla ricerca del gol della sicurezza, gol che arriva al nono minuto. Lancio perfetto di Pirlo, arriva col tempo giusto Balotelli che anticipa l'uscita di Andersen e deposita in rete. 3-1 Italia, gol numero 11 con la maglia azzurra per l'attaccante del Manchester City. Al 16esimo ancora Italia, De Rossi per Montolivo, tacco splendido, se ne va Balotelli che però viene fermato dal direttore di gara, leggera spinta ai danni di Agger, non è d'accordo Balotelli. Al 22esimo botta da fuori aria di Eriksen, palla che però finisce sopra il montante, l'ultimo brivido, finisce qui, terza vittoria consecutiva per gli azzurri che consolidano il primato in classifica approfittando anche del pari tra Repubblica Ceca e Bulgaria.